Il presidente della regione Nello Musumeci avvia le procedure per alcuni interventi dopo l'immane tragedia di Casteldaccia, prima mossa a ripulire i fiumi. Un'auto è stata rubata e data alle fiamme davanti a un negozio di ferramenta a Motta Sant'Anastasia. I carabinieri ipotizzano un chiaro gesto intimidatorio contro il proprietario dell'esercizio commerciale. I carabinieri di Catania hanno arrestato un 25enne che spacciava marijuana all'interno del parco giochi comunale di Mister Bianco. I violenti temporali di questi giorni hanno ingrossato il fiume Simeto, cambiato il volto di Pietralunga nella zona di Paternò. Polemica social tra il sindaco di Messina, Cateno De Luca, e quello di Biancavilla, Antonio Bonanno. Con un post su Facebook, il primo cittadino peloritano aveva attaccato lo Stato per aver inviato i fondi a Biancavilla per la questione amianto, dimenticandosi delle baracche di Messina. Ha fatto tappa finale ad Adrano il Giro di Sicilia del maratoneta veneto Nicola Bottosso, una corsa tra valorizzazione del territorio e messaggi di solidarietà. È stato accolto con grande affetto in città. La Guardia di Finanza ha scoperto a Catania due fabbriche e un deposito illegale di capi di abbigliamento e accessori contraffatti, denunciate tre persone, due senegalesi e la moglie di uno di loro. A Belpasso al via i preparativi per le celebrazioni della patrona Santa Lucia. La Santa viene festeggiata solennemente il 13 dicembre con varie celebrazioni religiose e manifestazioni cittadine. Sentiamo le novità di quest'anno dal sindaco belpassese Daniele Motta. Buon inizio di settimana da Ciak News, edizione della sera che apriamo tornando sui tragici fatti che hanno interessato la zona di Casteldaccia in provincia di Palermo. Il presidente della regione siciliana Nello Musumeci infatti ha avviato le procedure per alcuni interventi dopo l'immane tragedia che si è verificata. La prima mossa è ripulire i fiumi, ma sentiamo di più. Il sole sta riscaldando questo inizio settimana in Sicilia, mentre resta il dramma che si è consumato a Casteldaccia nel palermitano. La morsa del maltempo ha abbandonato solo nelle ultime ore l'isola, con il catanese colpito da un nuovo violento temporale ieri notte. Ed intanto si accendono i riflettori sull'annosa questione del dissesto idrogeologico. Il presidente dell'Ordine regionale dei geologi siciliani, Giuseppe Collura, in una nota evidenzia: il dissesto idrogeologico, al pari di altri rischi naturali, è un costo sociale per il paese e deve rappresentare la priorità da cui partire per ridare sicurezza ai nostri territori, alle nostre infrastrutture, ai nostri cittadini e offrire nuove condizioni di sviluppo economico per il futuro delle imprese e delle giovani generazioni. Intanto, sui fatti di Casteldaccia interviene il presidente della regione, Nello Musumeci. Chi parla di sanatoria in casi come questi lo denuncio per crimine contro l'umanità, afferma il governatore dell'isola. Basta, abbiamo il dovere di fare tutti la nostra parte, a cominciare dal cittadino che deve avere rispetto per il territorio ed essere meno egoista. Ed il presidente della regione ha annunciato che oggi diramerà una nota per diffidare i sindaci a consentire, anche a uso temporaneo e di villeggiatura, l'utilizzo di case nei pressi degli alvei dei fiumi e in prossimità delle coste. Intanto sarebbe pronto il piano di intervento su un'ottantina di fiumi, una quindicina in somma urgenza, compreso il fiume Gornalunga nella zona di Catania. 28 saranno progetti del genio civile, una decina della struttura del dissesto idrogeologico. E sempre oggi dovrebbero essere avviati al lavoro, su disposizione della regione siciliana, un migliaio di operai tra lavoratori dei consorsi di bonifica e forestale, per cooperare nella pulizia degli alvei dei fiumi, per rimuovere i tronchi d'alberi, fango e detriti. Restiamo sulla notizia: costruita senza regole e abusiva come tanti immobili della zona, tutti edificati nell'alveo originario del fiume Milicia, che la pioggia ha trasformato in una massa d'acqua impetuosa, e il fiume la scorsa notte si è ripreso il suo letto, allagando e travolgendo tutto quello che ha incontrato. L'acqua ha invaso l'abitazione, ucciso 9 persone, donne, uomini, bambini riuniti per festeggiare la ricorrenza dei defunti o un compleanno. La villetta non era loro, erano in affitto e la usavano per il weekend e per le vacanze.
Saranno celebrati domani alle 11 nella cattedrale di Palermo i funerali delle 9 vittime che hanno perso la vita nella tragedia di Casteldaccia, ne dà conferma il parroco della cattedrale Filippo Sarullo. Cambiamo argomento, ma restiamo in cronaca, andiamo a Motta Sant'Anastasia dove un'auto è stata rubata e data alle fiamme davanti ad un negozio di ferramenta. I carabinieri ipotizzano che si tratti di un chiaro gesto intimidatorio contro il proprietario dell'esercizio commerciale. Un'auto è stata data alle fiamme alle prime luci dell'alba di questa mattina, il fuoco in pieno centro in Corso Sicilia a Motta Sant'Anastasia. A bruciare alle 4:20 circa una Y10 vecchio modello rubata qualche ora prima a Mister Bianco. L'auto, dopo il furto, è stata portata a Motta Sant'Anastasia e lasciata in sosta davanti ad un negozio di ferramenta in Corso Sicilia e qui data alle fiamme. Dalle riprese delle telecamere di sorveglianza dell'attività commerciale si vede un uomo scendere dalla vettura rubata, gettare della benzina sull'auto e quindi darle fuoco. Tra il proprietario del mezzo e il proprietario del negozio non vi è alcuna correlazione. Secondo quanto ipotizzano i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Paternò che stanno seguendo le indagini, l'auto sarebbe stata scelta a caso e poi portata davanti il negozio di ferramenta, vero obiettivo da colpire per i malviventi. Si tenta di capire il movente. La pista seguita dai militari dell'arma resta quella di un messaggio intimidatorio lanciato al commerciante, probabilmente a seguito di una richiesta estorsiva. Il titolare dell'attività commerciale nega però di aver mai ricevuto richieste o minacce. Non sono comunque escluse altre piste come quella della vendetta personale. Le indagini dei militari dell'arma continuano nel tentativo di dare un volto e un nome al malvivente che ha agito. È probabile che con lui ci fosse anche un'altra persona che lo avrebbe aiutato poi nella fuga mentre l'auto rubata prendeva fuoco. È scomparso uno dei protagonisti della scena artistica siciliana, è morto a Roma, dove viveva da tempo Bruno Caruso, aveva 91 anni, amico di Renato Guttuso e Leonardo Sciascia, è stato l'interprete di una linea artistica caratterizzata da una complessa vena creativa e fortemente influenzata dall'impegno civile. Nei suoi dipinti e nei suoi disegni ha raccontato le inquietudini, i mali antichi della Sicilia, le lotte sociali. Caruso evitava comunque di dare alla sua produzione una precisa connotazione artistica. Torniamo sulla cronaca. I carabinieri di Catania hanno arrestato un 25enne che spacciava marijuana all'interno di un parco giochi comunale a Mister Bianco. I dettagli. Era noto alle forze dell'ordine il 25enne Francesco Privitera, già coinvolto nell'operazione DOX per spaccio di droga, e il 25enne è stato arrestato dai carabinieri di Catania sempre per spaccio di sostanze stupefacenti all'interno di un parco giochi a Mister Bianco. Il giovane, insieme ad altri giovani, riceveva i clienti e consegnava la droga in cambio di denaro, droga che era nascosta dentro il foro di un muro. Il 25enne dunque spacciava, incurante del fatto che all'interno del parco giochi comunale di via Angelo Musco i giovani portavano i bimbi per farli giocare. Sono stati i carabinieri di Catania a porre fine all'attività di spaccio. Le forze dell'ordine, per non turbare la quiete dei bimbi intenti a giocare, hanno atteso il momento giusto per intervenire e bloccare il 25enne. Il giovane aveva con sé 200 euro nascosti dentro gli slip, 21 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Durante la perquisizione nell'abitazione del giovane, i carabinieri inoltre hanno rinvenuto altri 15 grammi di droga e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Con il prossimo servizio torniamo ad occuparci della notizia che ha caratterizzato l'apertura di questo telegiornale, ossia il maltempo e gli effetti disastrosi sul territorio, perché proprio i violenti temporali dei giorni scorsi hanno fatto aumentare il volume del fume Simeto. La zona di Pietralunga è stata letteralmente modificata, ma vediamo le immagini. Dopo l'allerta meteo dei giorni scorsi, le violente bombe d'acqua che si sono abbattute anche nella zona del Catanese, il dramma che si è consumato a Casteldaccia, questa mattina siamo venuti a Pietralunga, nella zona di Pietralunga, sul fiume Simeto. Siamo in questo momento proprio sul ponte di Pietralunga. Alle mie spalle, come vedete,
c'è proprio il fiume Simeto che scorre impetuoso. Come vedete, la portata del fiume si è allargata enormemente dopo la piena, ovviamente, dei giorni scorsi. Quello che notiamo, rimanendo proprio qui sul ponte di Pietralunga, sono le non perfette condizioni della struttura. Ci domandiamo se è venuto qualcuno a controllare questo ponte, anche perché proprio mentre eravamo qui c'è stato il passaggio di alcune mucche e al passaggio proprio solo degli animali il ponte tremava vistosamente. Sarebbe bene infatti capire se è stato fatto un controllo e quali risultati questo controllo ha portato. Non è l'unico ponte di questa zona che non è in buone condizioni. Nei giorni scorsi in Contrada Pantano c'è stata un'inondazione determinata proprio da una frattura che verificatasi nel canalone dell'Enel proprio di Contrada Pantano. Anche lì le non perfette condizioni, anzi disastrose condizioni del canale stesso, che non era stato controllato. Cambiamo argomento, polemica social tra il sindaco di Messina, Cateno De Luca, e quello di Biancavilla, Antonio Buonanno. Con un post su Facebook, il primo cittadino peloritano aveva attaccato lo Stato per aver inviato i fondi a Biancavilla per la questione amianto, dimenticandosi delle baracche di Messina. Dura la replica del sindaco di Biancavilla. Sentiamo di più. Polemica social tra il sindaco di Messina, Cateno De Luca, e quello di Biancavilla, Antonio Buonanno. Tutto parte da un post al veleno su Facebook pubblicato dal primo cittadino peloritano, nel quale si legge: cosa c'è di diverso tra le baracche di Messina e le case costruite con cemento di amianto a Biancavilla, città di 25.000 abitanti? Perché lo Stato a Biancavilla nel 2003 ha speso oltre 300 milioni di euro e a Messina neanche 50? Parole che hanno avuto subito una risposta da parte del primo cittadino biancavillese con un post pubblicato sul suo profilo Facebook. Noi lo abbiamo sentito telefonicamente. Ho ritenuto di intervenire perché le parole lette su Facebook da parte del sindaco di Messina le abbiamo ritenute totalmente inopportune. Si faceva cenno a fantomatici finanziamenti che Biancavilla ha avuto nel passato, cosa del tutto falsa e inveritiera. Noi non abbiamo ricevuto 300 milioni di euro come è stato dichiarato, e volevo equiparare due fattispecie totalmente diverse per fini personali che non ci riguardano. Siamo sentiti toccati anche come comunità, perché si è voluto speculare su una problematica che Biancavilla soffre ormai da tanto tanto tempo. Noi continuiamo la nostra operazione di bonifica di Monte Calvario, lontana dalle speculazioni, interfacciandoci con gli organi sovraccomunali come il Ministero e la Regione. A breve partirà la bonifica permanente dell'area di Monte Calvario. Siamo concentrati quindi nel cercare di ridurre nel minor tempo possibile l'inquinamento ambientale che la nostra comunità è sottoposta da tempo, e però siamo altrettanto vigili soprattutto a non farci speculare. Per Buonanno, quella del sindaco messinese è stata una caduta di stile. Oltre a una caduta di stile, anche un paragone assurdo, anche perché noi come Biancavilla non abbiamo ricevuto nessun finanziamento per quanto riguarda le case costruite a quel tempo con il materiale proveniente dalla cava. Quindi non ci sono stati finanziamenti per quanto riguarda le abitazioni private, e quindi abbiamo ritenuto assurdo la proposta in sé, ma anche una caduta di stile, perché non si chiedono i finanziamenti portando dei paragoni di questo tipo. Ha fatto tappa finale ad Adrano il giro in Sicilia della Maratoneta Veneto Nicola Bottosso, una corsa tra valorizzazione del territorio e messaggi di solidarietà. È stato accolto con grande affetto in città. Vediamo le immagini.
Una corsa fra solidarietà e promozione del territorio. È quella che ha visto protagonista il maratoneta veneto Nicola Bottosso. La tappa finale del suo Sicily Ride è stata proprio quella di Adrano, dove è stato accolto con grande affetto. Nicola ha attraversato gran parte della Sicilia portando il messaggio della Rete di Emma, un'associazione non profit che prende il nome di una bimba morta a 7 anni per tumore cerebrale. Ad Adrano è stato accolto all'ingresso della città dagli atleti adraniti dell'associazione Sport Etna Outdoor, con i quali ha attraversato gli ultimi chilometri lungo un percorso cittadino. Quindi l'accoglienza in Piazza Umberto. Ad attendere il runner veneto, fra gli altri il sindaco Angelo D'Agate, assessori comunali e il presidente della Proloco, Nicola Moschitta. Nicola, allora ci spieghi questa tua iniziativa che parte dal Veneto e finisce proprio nella nostra città. Ci spieghi il significato? Allora, questa è un'iniziativa che è partita 3 anni fa con l'idea di poter attraversare l'Italia e portare un messaggio che a me sta molto a cuore, ovvero aiutare i bambini malati di tumore presso il centro Besta di Milano. Ho iniziato il primo anno con la traversata del Veneto e delle corse che io mi invento di circa 150-200 km e attraversando i comuni porto questo messaggio. Ho attraversato la Sardegna per 2 volte e oggi sono qui in questo mio progetto Sicily Ride che finisce oggi ad Adrano e ho portato nei comuni di Agrigento, Enna, Ragalbuto ieri sera e qui oggi che finisce ad Adrano il messaggio proprio dei bambini malati di tumore e di dare speranza a questi genitori. Visto che sei stato colpito dall'accoglienza che hai ricevuto stamattina. Sì, l'accoglienza è stata particolarmente festosa, gioiosa. I ragazzi dell'atletica qui di Adrano sono stati fenomenali e pazzeschi. E quello che mi viene a dire è proprio l'amicizia che voi riuscite a regalare a chi viene per la prima volta nel vostro paese, è bellissima. Bellissimo gesto fatto con la cosa, si fa in tanti modi, a volte facendo un'offerta, a volte facendo dei discorsi, è sempre bene farlo, ma quello della corsa, forse per i miei trascorsi, sinceramente lo trovo un gesto bellissimo, anche esteticamente bello, oltre che moralmente. Allora Nicola ci ha regalato questo momento, anche semplice, ma con grande significato di solidarietà, e voi sapete che noi ci teniamo tanto a questi valori antichi, a questi valori che non hanno un'etichetta di scadenza. Sono contento che Adrano sia stata una tappa di questa iniziativa. Quando Nicola mi ha contattato di questo suo progetto, ho accettato subito di gran voglia, anche perché i messaggi, quando sono positivi, bisogna sempre accoglierli. Io lo ringrazio per aver coinvolto non solo la Proloco di Adrano, ma anche tutte le Proloco dove lui ha fatto tappa, compreso sull'Etna, ho no, belle notizie di questo, e la Proloco, oltre che di turismo, si occupa anche di promozione sociale. È stato bellissimo perché non solo ha fatto un'opera bellissima di volontariato per Emma e non solo, ma per tutte quelle persone, quei bambini che sono malati di tumore e che hanno un bisogno di aiuto e di sostegno, ma anche morale. Ringrazio tutte le associazioni locali, ringrazio i ragazzi che lo hanno accolto perché sono in tanti a fare volontariato e a farlo in silenzio e questa è una cosa bellissima. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, la nostra informazione torna subito dopo. Enel Green Power è un'azienda specializzata in energie rinnovabili. Grazie all'esperienza maturata nel corso del tempo, Enel Green Power è in grado di offrire ai propri clienti soluzioni adatte a qualsiasi esigenza, realizzando impianti fotovoltaici, sia di grandi che di piccole dimensioni. Il nostro team di operatori specializzati garantisce un'assistenza completa e costante durante tutte le fasi di esecuzione dell'opera, dall'ideazione dell'impianto alla richiesta delle autorizzazioni necessarie, dall'installazione all'assistenza post-vendita, fino alla manutenzione. Affidati a personale esperto. Scegli Enel Green Power. In questo periodo da Enel Green Power, grande offerta d'autunno. Impianto fotovoltaico 3 kW chiave in mano, 3.450 euro più IVA 10%.
Impianto 4,5 kW più batterie, accumulo 4,8 kWh. Offerta chiave in mano, IVA inclusa 9.900 euro. Impianto 6 kW più batterie, accumulo 5,5 kW. Offerta chiave in mano, IVA inclusa a 13.900 euro. Per info e sopralluoghi, chiamare allo 095 85 74 77 oppure al 340 33 57 408. Ener Green Power, Contrada Tre Fontane Paternò. Visita il nostro sito internet www.energreenpower.it. Rientriamo in studio con la seconda parte del nostro telegiornale. La Guardia di Finanza ha scoperto a Catania due fabbriche e un deposito illegali di capi di abbigliamento e accessori contraffatti. Denunciate tre persone, due senegalesi e la moglie di una di loro. La cronaca. Operazione della Guardia di Finanza di Catania che ha scoperto due fabbriche di capi d'abbigliamento e accessori contraffatti e un deposito nel capoluogo etneo. Denunciate tre persone, due senegalesi e la moglie di uno di loro. In tutto i finanzieri hanno sequestrato 180.000 prodotti contraffatti per un valore complessivo di 2 milioni di euro. La prima fabbrica, allacciata abusivamente alla rete elettrica pubblica e gestita da uno dei senegalesi, è stata individuata nel quartiere di San Cristoforo a Catania, al cui interno vi erano 117.000 materie prime, prodotti semilavorati, capi firmati, accessori di abbigliamento contraffatti di note marche, macchinari utilizzati per la produzione, assemblaggio e confezionamento, nonché 51 cliché, ossia gli stampi metallici utilizzati per riprodurre i vari marchi su tessuto e cuoio. La fabbrica illegale, sottoposta a sequestro, distribuiva i prodotti contraffatti tramite corriere. Dopo una perquisizione in casa del senegalese, dove sono state sequestrate numerose etichette contraffatte, i militari hanno controllato l'abitazione indicata nelle buste per la consegna, dove hanno trovato la seconda fabbrica clandestina gestita da un altro senegalese e dalla moglie italiana. I tre sono stati denunciati per produzione ed immissione nel mercato di prodotti contraffatti. Uno dei senegalesi inoltre è stato denunciato per furto di energia elettrica. E a Belpasso nel frattempo sono iniziati i preparativi in vista delle celebrazioni, dei festeggiamenti della Santa Patrona Lucia. La Santa viene festeggiata infatti solennemente il 13 dicembre con varie celebrazioni religiose e manifestazioni cittadine. Sentiamo le novità di quest'anno dal sindaco belpassese Daniele Motta. Il sindaco, la festa di Santa Lucia è uno degli eventi religiosi più attesi qui a Belpasso. Per quanto riguarda quest'anno, c'è intanto la novità del nuovo parroco. Sì, quest'anno faremo la festa di Santa Lucia con il nuovo parroco che è stato da poco si è insediato alla Chiesa Madre, con una piccola novità in cui stiamo improntando tutto il tema per il festeggiamento del 350° della distruzione di Belpasso dalla lava del 1669. Quindi su questo partiremo con la festa di Santa Lucia per poi arrivare l'anno prossimo a un momento di condivisione anche con i comuni vicini che hanno subito lo stesso dramma 350 anni fa, e porteremo avanti diverse iniziative sia culturali che religiose, perché ricordo che quando ci furono questi eventi si invocò Santa Lucia, si invocò la Madonna per che si fermasse la lava. Vogliamo ricordare quali sono i momenti più caratteristici della festa, più suggestivi? Sì, intanto si parte con le serate dei carri, quindi ci saranno i carri allegorici a contorno della festa, poi ovviamente il giorno di Santa Lucia, il 13, ci sarà la processione che toccherà tutta Belpasso e tutti i quartieri. E con queste immagini si conclude il telegiornale per questa sera. A me non resta altro che darvi appuntamento alla prossima edizione del telegiornale domani alle 13.30. Vi ricordo sempre i nostri aggiornamenti sulla pagina Facebook e sul sito chactelesud.com. A voi, buon proseguimento di serata.